quasi 10.000 gli atleti arrivati al traguardo della 39esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia, tenutasi domenica 3 marzo. 1.000 i partecipanti alla non competitiva di 5 km, tra i quali anche la cantante medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Annalisa Minetti. In una mattinata illuminata dal sole, la corsa ha visto trionfare il keniota Wisom Kripop, che ha stabilito il nuovo record della gara in 59 minuti e 15 secondi. Dietro di lui i connazionali Robert Chemosin e Simon Chepro, che hanno chiuso rispettivamente a 59.19 e 59.20. Un podio straordinario che ha chiuso la 22 km in meno di un'ora, imponendo un ritmo di altissimo livello alla gara. Primo degli italiani il carabiniere Stefano La Rosa, che ha concluso in 1 ora 2 minuti e 32 secondi, mentre il favorito Filemon Limo, vincitore della scorsa edizione, è stato costretto al ritiro. Anche in campo femminile i risultati sono stati straordinari, con ben 6 atlete che hanno chiuso in meno di 67 minuti. Prima ad arrivare sul traguardo, Flomena Cejek, con il tempo di 1 ora 7 minuti e 39 secondi. Tra i partecipanti alla mezza maratona anche il delegato allo sport di Roma Capitale, Alessandro Cochi, che ha concluso la gara in 2 ore e 20. È stata una Roma-Ostia bellissima, con questo clima e con tutta questa gente è stato splendido correre la strada che unisce la città al mare, ha dichiarato Cochi, che ha poi rivolto il suo applauso agli organizzatori. Complimenti alla famiglia Duchi e a tutti gli straordinari collaboratori che ogni anno lavorano per questa gara, che è proprio una grande passione. Alessandro Cochi ha deciso di gareggiare indossando una maglia coronata da un messaggio solidale in favore della casa di Peter Pan, luogo di accoglienza per i bambini malati di tumore che rischia la chiusura. Un grande successo dunque per la Roma Ostia, che ancora una volta si conferma essere una delle gare più partecipate ed entusiasmanti.